tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi vi voglio mostrare un po' di acquisti che ho fatto perché sono passata al DM, ho preso ovviamente delle cosine, ho fatto degli ordini su Amazon, su Notino, ci sono due cose anche del Lidl, sono prettamente prodotti relativi alla cura del corpo. Spero che come sempre il video vi possa piacere, nel caso ve lo dimenticate di farmelo capire con un like o con un commento, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e venite a raggiungermi anche su Instagram per stare in contatto quotidianamente. Inizio solo velocemente con le due cose che ho preso al Lidl, poi passo al sacchettone del DM. Ho preso questo solvente per smalto della Sien perché mi piaceva il fatto che avesse il dosatore a pump, insomma, da schiacciare, un po' come fanno le estetiste o chi fa la manicure, perché mi sono accorta che con le classiche bottigliette, di acetone, di solvente per smalto, tende sempre a fuoriuscire un po' troppo prodotto, ne esce poco o troppo, faccio fatica ad usarlo. Secondo me così deve essere comodo, spero di trovarmici bene. E poi ho preso questo spray solare per bambini, protezione molto alta, SPF 50+, UVA, UVB, senza profumo e resistente all'acqua perché ai miei bimbi sto mettendo già la protezione solare anche in città, perché appunto li porto al parchetto, quindi preferisco assolutamente mettergli la protezione solare anche al piccolino, anche se sta solo in passeggino, perché tra l'altro lui ha una pelle chiarissima, veramente chiarissima, e ho il terrore che si possa magari sfruttare anche solo portandolo in giro. Passando invece agli acquisti fatti al DM, ho preso uno shampoo ancora di John Frieda perché quando avevo preso due prodotti di John Frieda da Tigotà, questo non l'avevo visto. È della linea Miraculous Recovery Repairing Shampoo. Dice che è uno shampoo per capelli danneggiati, crespi, con olio di argano, olio di cocco e olio di moringa e dovrebbe andare a pulire, nutrire i capelli danneggiati e io ho un capello sicuramente già trattato di mio e un po' secco perché li tingo, ma d'estate devo nutrirli ancora di più perché altrimenti tendono a diventare ancora più stressati e secchi. Quindi mi incuriosiva anche questo. Dovrebbe trovarsi anche su Amazon per chi non ha il DM a portata di mano in zona. Invece, passando ai prodotti che si trovano solo al DM perché sono di Balea, ho preso due shampoo secchi. Mi sto trovando benissimo con quelli di Batiste, ma volevo provare anche questi di Balea. E ho preso questa versione ad effetto volumizzante per tutti i tipi di capelli. Dice che protegge dal calore e contiene filtro UV. E invece quest'altro è uno shampoo secco per capelli scuri, quindi non si dovrebbe correre il rischio assolutamente di pallini bianchi, di residui bianchi di capelli, proprio perché è indicato per capelli scuri. C'è anche la versione per capelli più chiari, quindi insomma in base alle esigenze ce ne erano diversi. Ho sentito parlare bene degli shampoo secchi di Balea, quindi li ho presi. Ho preso poi due gel detergenti, questi secondo me sono nuovi, non li avevo visti l'altra volta. Comunque uno è un gel detergente delicato con acqua di rose e niacinamide, quindi mi è sembrato molto interessante perché la niacinamide è un ingrediente che mi interessa soprattutto quando ho dei brufoletti, delle macchiette da brufoletto, e dice che rinfresca e libera la pelle da particelle di sporco e residui di make-up. E quest'altro anche mi interessava assolutamente perché dice che è un gel detergente con vitamina C che deterge i pori in profondità e svolge un leggero peeling esfoliante. Ho preso poi due prodotti della linea di Balea Beauty Effect. Di questa linea sto cercando con grande disperazione se era la vitamina C, ma è introvabile almeno nello store che ho più vicino io. Ho preso l'Eye & Lip Serum, che è un siero per la zona del contorno occhi e per le labbra, effetto lifting con acido ialuronico che rende liscia e soda la pelle. Mi piaceva come tipologia di prodotto proprio perché è un siero e non proprio una crema contorno occhi, quindi dovrebbe rimanere più leggero. D'estate probabilmente va bene utilizzato anche da solo, ma si può utilizzare anche come base per la crema contorno occhi. E ho preso poi anche il siero all'acido ialuronico, sempre della stessa linea. Avevo preso di questa linea anche il siero al retinolo e niente, quella la vitamina C proprio non si vuol far trovare. E ho preso lui, dato che ultimamente sto provando tutte le tipologie di sieri all'acido ialuronico esistenti sulla faccia della terra, dovevo assolutamente aggiungere anche lui. Ho preso poi anche questa crema con il 10% di aloe vera, una crema da giorno idratante con SPF 15. È indicata per pelli misto grasse, quindi la volevo provare per l'estate.
questo tubetto. Ho preso poi, sempre di Balea, qui sono veramente tutti i prodotti che si trovano solo al DM, della linea Acqua, il siero che appunto è un siero idratante con acido ialuronico per pelli secche. Insomma, anche qui, altro siero con acido ialuronico, anche questa è una linea che non avevo visto le altre volte, quindi mi è sembrata carina e interessante da provare, ovviamente, ma per fortuna si riesce un po' a colmare la curiosità con prezzi piccini. E ho preso anche questa crema gel roll-on occhi con estratto di alghe, senza profumo, ideali per pelli secche, con provitamina B5. Questi sono prodotti secondo me carini da utilizzare nella zona del contorno occhi d'estate, proprio perché hanno l'applicatore a roll che risulta molto fresco, decongestionante, quindi insomma spero che sia valido. Ho preso poi di questa linea anche la crema giorno alla vitamina C, sempre ovviamente con SPF 15. E questa in realtà la volevo prendere già anche le altre volte, l'avevo vista ma non l'avevo presa, ma che bello il vasetto, troppo carino anche all'interno, molto molto carino. E infine ho preso della linea invece Q10, di questa linea sto utilizzando una crema che avevo preso l'altra volta con SPF 30, è una linea che secondo me è ottima per pelli secche perché è una crema molto idratante e nutriente, tanto che ultimamente ho dovuto fermarmi con l'utilizzo sul viso durante il giorno, avendo l'SPF non la metto la sera e la applico solamente sul décolleté perché per me è troppo nutriente adesso, mi andrebbe ad appesantire troppo la base, però è davvero una linea secondo me valida per le pelli secche e quindi ho voluto provare a prendere, in vista di quando avrò la pelle secca, questo siero antirughe Q10, formula altamente concentrata con complessi omega, vitamina C ed E. L'ho presa perché qui mi rendo conto che al DM in realtà alcuni prodotti ogni tanto spariscono, ci sono degli store che hanno dei prodotti, altri li hanno finiti, quindi insomma quando trovo qualcosa che mi piace lo prendo anche se magari non è un prodotto che andrò a utilizzare subito. E ho preso anche il contorno occhi, mentre l'altro secondo me va bene da utilizzare anche per questa stagione, questo secondo me dovrebbe essere un po' più ricco, dice che è una crema antirughe Q10 per occhi con complessi omega, rassoda e riduce la profondità delle rughe, senza profumo, e questo non ha il roll, è un tubettino, e vediamo insomma, questa linea Q10 mi sembra molto carina e interessante. E infine ho preso anche due maschere di Balea, ho preso questa in idrogel, sempre della linea Beauty Effect, la stessa del siero e del contorno occhi, vediamo cosa dice, che è una maschera viso con acido ialuronico, ideale per una pelle soda e liscia, effetto rimpolpante, poi in idrogel, è sicuramente molto piacevole da fare durante la stagione calda, rinfresca molto. E poi ogni volta prendo queste maschere invece non in tessuto ma in crema, se trovo le varie edizioni limitate, questa volta c'era questa alla maracuja, e era carina, tropicale, questa dice che è una maschera viso idratante e rinfrescante con estratti di ananas e maracuja e per due utilizzi, e quindi presa anche. Passiamo adesso agli acquisti che ho fatto online, sono prodotti che ho preso su Amazon e su Notino avevo approfittato di fare un piccolo ordine perché c'erano le spese di spedizione gratuite, ma sono prodotti che potete trovare indifferentemente anche su Amazon o anche dal DM, da Tigotà o in altri store. Allora, comunque, per i capelli ho preso della Garnier Fructis questa maschera triplo uso per capelli danneggiati, l'Air Food Papaya Riparatrice. Ho sentito parlare bene di questa linea di maschere, io ho preso quella che trovavo più indicata per la mia tipologia di capelli. Questa maschera l'avevo presa tempo fa, ma non mi ricordo neanche come ci ero trovata, quindi l'ho ripresa volentieri. Dice che si può utilizzare appunto in tre usi, come balsamo per andare a districare i capelli senza appesantire, come maschera da tenere in posa per 3 minuti per riparare intensamente i capelli, o come trattamento senza risciacquo su capelli bagnati o asciutti, da applicare sulle lunghezze per riparare i danni e richiudere le doppie punte. Insomma, mi è sembrata interessante, dice che ha il 98% di ingredienti di origine naturale, è vegan, formula 96% biodegradabile, dermatologicamente testato, con oli vegetali, senza siliconi, per un tocco naturale ai capelli. Sono proprio curiosa di provare questa maschera anche nei vari modi in cui è indicato l'utilizzo. Poi per i capelli ho preso anche questo shampoo di L'Oreal, Elvive, olio straordinario,
shampoo nutriente con oli di fiori preziosi per capelli secchi, intensa brillantezza e morbidezza. Era questo super formato 250 ml più 50. Dice che dovrebbe proprio andare a trasformare i capelli, dare intensa lucentezza, infinita morbidezza e fluidità. Ed è un flacone realizzato con plastica 100% riciclata e 100% riciclabile, quindi più sostenibile. Insomma, volevo provare anche questo shampoo. Dunque, ho preso anche questo Miracle Shampoo di Pantene Pro V, protezione cheratina, rigenera e protegge. E questo è sempre per capelli secchi, opachi e danneggiati. Dovrebbe dare nutrimento con la protezione della cheratina che deterge delicatamente e aiuta a riparare i capelli intensamente danneggiati, lasciandoli visibilmente belli e riparati. Insomma, mi piaceva il fatto che avesse appunto questa formula alla cheratina. Ecco, ho preso giusto qualche maschera per il viso, vediamo quali sono. Allora, di Nivea ho preso la Hyaluron Cellular Filler Anti-Gravity, dice che è una maschera in tessuto rimodellante con siera all'acido ialuronico e booster di collagene ed elastina, ispirata ai trattamenti di crioterapia dermatologica, che utilizza l'effetto freddo per trattare in maniera efficace ma delicata i segni dell'età. Quindi mi sembrava carina poi l'effetto freddo, mi piaceva molto come idea per l'estate. Poi di Garnier ho preso un'altra delle Nutribomb, questa è quella al cocco con pelle secca e spenta, acido ialuronico più latte di cocco. Queste sono delle maschere davvero ottime a un prezzo ottimo. Sempre di Garnier della linea Skin Active ho preso la Pure Active maschera in tessuto, questa è opacizzante e anti-imperfezioni, quindi adatta per questa stagione con tea tree e acido salicilico. Poi ho preso sempre di Nivea, linea Q10 Energy, questa maschera antirughe, antiossidante con vitamina C. Dice che va a attenuare i segni di stanchezza, ridurre le rughe e nutrire la pelle. Insomma, mi sono sembrate tutte interessanti, non ho resistito. Poi ho preso sempre di Garnier questa maschera idratante, la vitamina C con acido ialuronico per pelle spenta. E infine ho preso le nuove maschere di Garnier, le ampolle, ne ho preso due per tipo, in tutto sono tre tipi, così le provo per bene, mi incuriosivano. Una è questa, la niacinamide, con effetto detossificante per pelli miste, oleose. Poi l'altro tipo è questa, l'acido ialuronico rassodante, questa è per pelli più secche, segni dell'età, con estratto di anguria. E infine c'è questa all'estratto di ananas e vitamina C antifatica per pelle spenta e stanca. Sono proprio curiosa di provarle, sono formula vegana, insomma sono curiosa e qui ho le altre tre. Di Garnier, ho preso diversi prodotti di Garnier questa volta, involontariamente. Avevo già acquistato, ve l'avevo mostrato, il siero alla canapa della linea Garnier Bio e questa volta ho recuperato con altri due prodotti perché insomma mi sembrano carini e interessanti da provare, appunto questa linea Bio, e questo è il gel detergente detox per pelli da normali a miste, con olio essenziale biologico di lemongrass, acqua di fiordaliso biologica, quindi un detergente che sicuramente sfrutterò in questo periodo. E mi piaceva anche il tonico perché dice che è un tonico perfezionatore con olio essenziale biologico di timo e acido salicilico, che è sempre interessante per le imperfezioni, timo purificante per pelli miste, perché insomma avendo la pelle un po' più mista, un po' più impura durante l'estate si tende ad avere anche qualche imperfezione in più, è normale, quindi preferisco assolutamente rivolgermi anche a questa tipologia di prodotti. Poi di Garnier sempre, ho acquistato su consiglio di Floriana, che saluto tanto, questi pads sempre eco, che appunto sono i pad per andare a struccarci sia gli occhi che il resto del viso, ma che carini! Non li avevo ancora aperti e visti, sono rosa tra l'altro, ma davvero deliziosi e morbidissimi, dato che ne stavo utilizzando uno che dovrò anche buttare e non avevo molti altri pad, sinceramente. Volevo assolutamente provare questi, ce ne sono all'interno tre, direi che per il prezzo valgono assolutamente la spesa e sono morbidissimi. Floriana, mi hai consigliato davvero bene perché sono deliziosissimi. E niente, io questi li utilizzo sempre per struccarmi, soprattutto per andare a rimuovere i residui di make-up degli occhi quando
ho il mascara, le liner come oggi perché insomma lasciano sempre un po' dei residui faticosi da togliere. Di Rock ho trovato su Amazon, oltretutto a un ottimo prezzo, questo detergente viso che volevo assolutamente perché ne ho sentito parlare molto bene. Di Rock poi io utilizzo latte detergente che mi piace moltissimo, lo struccante occhi, sono corsa ad acquistarlo. È il Multi Correction Gel Cleanser alla vitamina C. Dice che dovrebbe andare a pulire in profondità la pelle, migliorare il tono, la texture, ridonare luminosità grazie a questa miscela di vitamina C e potenti estratti della frutta. Insomma, mi è sembrato interessantissimo e lo volevo troppo e non vedo l'ora di utilizzarlo perché questo mi sembra veramente interessante anche come formulazione sempre per questa stagione. Poi ho preso qui su consiglio di Nicoletta, insomma, qui siamo diventate un'associazione a delinquere perché ci influenziamo a vicenda con gli acquisti ed è una rovina. Sempre su Amazon, questo siero all'acido ialuronico, ma non solo, è di Florence Bio Cosmesi. Lei ci si trova molto bene e anche qui mi è sembrato comunque molto interessante perché dice che è con vitamina C, vitamina E e acido ialuronico, quindi ha tutti gli ingredienti e insomma che principi che mi interessano tantissimo. Poi è questo bel bottiglione, insomma, non è per nulla piccolino perché contiene 60 ml di prodotto e anche lui adesso mi incuriosisce veramente tanto. Infine, concludo con questa crema di Nivea, anche questa mi ha incuriosito moltissimo, ho sentito ottime recensioni su questa crema, l'ho trovata anche lei solo su Amazon, quindi sono corsa ad acquistarla, non so se si trovi ancora. È sempre della linea Q10, ma Plus C, è l'antirughe più energizzante crema notte Skin Sleep per pelle spenta e rughe sottili. Dicono che sia davvero fantastica. Dice che combina due potenti ossidanti, che è il Q10 e la vitamina C, pura, altamente efficace, aiuta le cellule della pelle a respirare più profondamente, dona una nuova esplosione di energia, formula leggera che idrata intensamente, si assorbe completamente e lavora in armonia con la pelle durante la notte. Quando la pelle è maggiormente ricettiva, al risveglio il tuo viso avrà un aspetto più riposato, energizzato e più liscio. Insomma, sembra veramente interessantissima. E anche questa mi incuriosisce molto, poi anche la vitamina C che insomma è diventata la mia droga. E concludiamo con una crema solare che è questa di Garnier. Avevo preso sempre di Garnier la crema all'acido ialuronico. Ho recuperato da mostrarvi quella che avevo già acquistato, sempre Garnier Ambre Solaire Anti-Age Super UV con acido ialuronico, protezione 50 UVA e UVB. Riduce visibilmente le rughe del 22%, ma al di là di quello era una crema solare di cui ho sentito parlare molto bene, quindi l'ho presa. Ma in realtà mi incuriosiva anche questa che ho preso adesso, ma questa era sold out l'altra volta su Amazon, poi è tornata disponibile, sono corsa subito a fare l'ordine perché volevo assolutamente prenderla, dato che questa, secondo me, almeno un po' così dal claim, mi dà l'idea di essere una crema sì che si assorbe, che non lascia residui biancastri, ma ho paura che sia un po' più ricca comunque di questa e in pieno pieno caldo per la città, per tutti i giorni, come base pre-makeup, io ho assolutamente bisogno di qualcosa che sia veramente leggero perché col caldo tutti sudiamo, la pelle è un po' più mista, quindi insomma preferisco veramente che sia molto leggera, quindi sto facendo scorta di creme solari, sto acquistando tantissima skincare, spero che vi faccia piacere vedere gli acquisti o che poi ve ne parli man mano che provi i prodotti perché ultimamente davvero sto provando e sto acquistando tante cose e sto prendendo anche diverse creme solari e questa dice che è un fluido extra leggero, non so, mi dà l'idea che questo sia ancora più leggero, comunque lo scopriremo, protezione sempre 50 UVA e UVB, anti-irritazione occhi, questa si può mettere anche nella zona del contorno occhi e vediamo, mi sembra molto molto interessante, questa ho sentito che è una sorta di dupe più economico di quella della Roche-Posay che comunque ho acquistato perché l'ho trovata in super sconto sul sito di una parafarmacia, quindi poi vi mostrerò e vi parlerò anche di lei, quindi in realtà sì, questa sarebbe un dupe economico ma presa scontata quella di La Roche allo stesso prezzo, però vediamo, sono molto molto curiosa di vedere come saranno queste creme Direi che ho solari. terminato, vi ho mostrato tutti questi acquisti che ho fatto, anche se per quanto riguarda la skincare avrò ancora da mostrarvi altre cose,
prodotti di cui sicuramente vi parlerò. Fatemi sapere se avete provato qualcosa dei prodotti che vi ho mostrato, se vi sembrano interessanti. Non so, a me piace sempre fare anche acquisti relativi proprio alla cura della persona, perché mi regalano grande soddisfazione anche se sono prodotti spesso a piccoli prezzi come il DM. Spero di rivedervi prestissimo in un prossimo video, vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!